Settembre peggiora di giorno in giorno, ma noi non demordiamo e oggi, come potete vedere, siamo alla libreria Ulisse. Andiamo a scoprire chi ci sta dietro e cosa ci racconta. Mi chiamo Annalisa Angelini e sono un pezzo di Ulisse dall'inizio. Ulisse quest'anno compie 26 anni. È nata da un'idea di Gianluca Tugnoli, mio marito, nel 1993, che ha sempre avuto il sogno di aprire una libreria a Bologna, libreria di varia, ma con una specializzazione in viaggio, da qui il nome. Una delle più belle librerie, che purtroppo non esiste più, di Londra, che si chiamava Ulisse, era una libreria antiquaria davanti al British Museum. Ulisse poi ha fatto il suo percorso nel tempo, si è ampliata. Le librerie indipendenti sono di tante taglie, questo ci tengo a precisarlo, ovvero sì, esistono, però ci sono anche quelle medie e quelle grandi, e molto grandi, perché la più grande libreria d'Italia è una libreria indipendente ed è l'Arco a Reggio Emilia. Hanno delle caratteristiche ovviamente diverse a livello commerciale dalle librerie di catena. Le librerie di catena lavorano tantissimo sulle novità, e fanno acquisizioni centralizzate dei titoli attraverso i buyer. Le librerie indipendenti lavorano sul catalogo, in primis, molto meno sulla novità, richiedono per questo una formazione di personale molto più lunga e molto più competente rispetto a quello che può essere un commesso, un libraio di una libreria di catena, e fanno un servizio al pubblico, che può essere un servizio proprio di puro consiglio, oppure semplicemente anche un servizio di aggiornamento personale sulle letture che si possono fare. Non c'è nulla di romantico in una libreria indipendente, che richiede anche forza fisica proprio, e soprattutto un qualche cosa che adesso viene a mancare sempre di più, e cioè una cultura generale molto basta. Come funziona questo scambio tra conoscenza personale, in un certo senso, e mercato della libreria? Leggiamo in continuazione. Abbiamo fatto come scelta di partecipare, andando a vedere come aggiornamento, le grandi fiere internazionali in giro per il mondo, in modo da capire quali sono le varie tendenze, che poi vedremo 6-8 mesi dopo sui banchi di tutte le librerie. Molti arrivano magari con la speranza di poter lavorare in questo ambiente. Quali possono essere le possibilità? E se voi avete un pensiero rispetto alla situazione attuale? Purtroppo per i giovani esiste una sorta di self-help, perché non ci sono vere e proprie scuole come esistono all'estero. Esiste una sorta di master molto quotato, che è quello della Fondazione Cini di Venezia. Esiste per bambini, che è l'Accademia Drosselmeier qui a Bologna. Altrimenti ci sono dei corsi all'interno dell'università. Quali sono storie in questi anni, diciamo il peggio e il meglio della clientela di una libreria indipendente? Allora, il peggio secondo me non esiste, esiste la parte divertente. Un paio di anni fa è entrato un signore con un barometro e ci ha detto: me lo aggiustate. E noi l'abbiamo guardato e abbiamo detto: ma noi veramente venderemmo libri? In effetti, prima della libreria esisteva una ferramenta che probabilmente gli aveva venduto anche il barometro. E la parte invece secondo me più bella della parte culturale, che in qualche modo uno deve saper trasmettere poi ai vari clienti, e se il cliente dopo la trasmetti bene e gli hai veramente dato un qualche cosa in più, non gli hai venduto solo un libro. Certo, grazie mille. Grazie.